Cari amici di Sportellate, un saluto da parte di Marco Cattaneo. Ho provato a fare anch'io l'alfabeto del calcio, credo di aver sgarrato leggermente perché non ho rispettato proprio tutte le regole. Ho scelto protagonisti del mondo del calcio a cui mi sento più legato dal punto di vista affettivo. Alcuni di questi non giocano più, fanno parte del passato. Sono partito dalla A di Atalanta, che ad oggi è un esempio per tutto il pianeta calcio. È un esempio per tutti e grazie a tutti, ci sono più meriti che vanno riconosciuti, uno in particolare a un tizio che ha sia il nome sia il cognome che iniziano con la G, ma la voce G avevo già un altro allenatore che ha il nome e il cognome che iniziano per quella lettera, che dopo vi racconto. Con la B ho scelto Boga, tra i calciatori della Serie A di oggi è probabilmente quello che più mi fa impazzire, non a caso a Sassuolo dicono che soltanto Messi dribbla come lui tra i grandi del pianeta. C, e qua ecco perché vi dicevo che mi sono rifatto alcuni giocatori del passato, non semplici giocatori del passato, ma in questo caso il più forte giocatore del passato di tutti i tempi. C come Cigno di Utrecht, cioè Marco Van Basten, per me il più grande della storia. D. È suonato il telefono, ha fatto din appena ho detto il più grande della storia. Ci sarà già qualcuno che non è d'accordo, accetto ovviamente tutti i pareri. Di come Deportivo La Corugna, la squadra che mi ha fatto più appassionare il calcio internazionale quando ero ragazzino, sia ovviamente il grande Deportivo, quello che poi ha vinto il titolo con Gelminia, con Mackay, con Fran, con Victor, ma io ero particolarmente legato al Deportivo che invece il titolo lo buttò via, vi ricorderete, con quel rigore sprecato l'ultima giornata di campionato, ed era il Deportivo del 94 di Bebeto. Deportivo. Elmas per la E, il macedone del Napoli destinato a dominare la scena nei prossimi anni e a consacrarsi come uno dei migliori centrocampisti del globo. Elmas, vabbè, visto che parliamo di futuro, F come futuro e come Fati, Ansu Fati, se negli ultimi 15 anni ho sempre trovato almeno un valido motivo, ma spesso erano 2, 3, 4, 5, 6, 7 per vedere una partita del Barcellona, ho come l'impressione che avrò un motivo anche per i prossimi 15 anni, e il merito è soprattutto di questo ragazzetto. G, vi dicevo prima di Giampiero Gasperini, chi è l'allenatore con la doppia G che per me ha rappresentato tantissimo, il profeta Giovanni Galeone, il tridente con Bivi, Massara, Pagano e poi Allegri, Junior, Dunga, Gasperini stesso che è stato un suo giocatore, Berlinghieri, Nobile, ma ce ne sono tantissimi che vengono in mente, Bacca Sliskovic forse come lui, sia per il talento, sia per il genio, sia per la sregolatezza, perché Giovanni Galeone è uno dal quale rimarrei ad ascoltare storie su storie legate alla sua straordinaria carriera che non ha mai avuto quel salto di qualità, ma se io oggi posso definirmi pescarese è merito del profeta Giovanni Galeone. UH, Leb, bielorusso, ve lo ricorderete, Stoccarda, Arsenal, Barcellona. Forse se andiamo ad analizzare la storia del calcio degli ultimi 20-30 anni difficilmente troviamo un delta così significativo tra quello che poteva essere, visto il talento, e quello che è stato. Ma evidentemente Leb era tanto forte quanto fragile. I, di Iniesta, ma anche di intelligenza, perché prima parlavamo di talento, di certo il talento sconfinato era la grande qualità di Iniesta, ma forse più ancora del talento era l'intelligenza calcistica che lo ha reso il più forte, o uno dei tre più forti, degli ultimi 30 anni di calcio. 3, 4, 5, scegliete voi. L come Levante, citavo il Deportivo La Corugna che mi ha fatto appassionare al calcio internazionale. Chi ha consacrato questo amore, questo rapporto col calcio, in particolare spagnolo? Ho avuto la fortuna di fare telecronache per qualche anno della Liga e mi sono appassionato alle vicende del Levante. E ho avuto la possibilità anche attraverso questa passione di vedere alcune partite a Valencia del Levante insieme al mio caro amico Riccardo Trevisani, e questo è un punto forse a sfavore, l'unico che riguarda il Levante. M come Melchiorri, prima citavo il Cigno di Utrecht definendolo il più grande calciatore di tutti i tempi. Melchiorri, ovviamente fatti debiti paragoni, non c'è neanche la possibilità di fare un confronto tra i due, ma se dovessi scegliere un giocatore che mi faceva ogni tanto venire dei flash in alcune giocate, come controllava il pallone, come si liberava dell'uomo, come calciava, come lo conduceva, come teneva il busto eretto, che mi faceva venire in mente il Cigno, era proprio il Cigno di non so dove sia nato Melchiorri, ma il Cigno del paese in cui è nato Melchiorri, quindi Melchiorri stesso.
N come Nelson Dida e Navas Keylor. Ci sono stati portieri sicuramente più regolari, che hanno avuto una carriera più continua, e Nelson Dida e Keylor Navas sono stati meno costanti di loro, ma hanno avuto quei, scegliete voi, 2, 3, 4, 5 anni di picchi all'interno della loro carriera che li hanno resi veramente in quel periodo insuperabili, imbattibili, e sono stati per me in quei 3, 4, 5 anni i portieri più forti dell'era recente, in quegli anni. Poi nella continuità ne scelgo altri 5 o 6 o 10 o 15. O come O'Neill, Fabian O'Neill. Non è un caso che Zidane l'abbia definito il suo idolo e abbia detto un giorno: io non ho mai visto uno con quel talento in mezzo al campo. Fabian O'Neill era un uruguagio, ve lo ricorderete, forse ha giocato nel Cagliari, poi anche nella Juventus, dove non è mai emerso ed esploso, ed è la dimostrazione di come serva altro oltre al talento. Ma il talento di O'Neill l'hanno avuto in pochissimi nella storia del calcio. P come Pastore, il flacco, cioè, penso all'eleganza del calcio, avete visto, tutti i giocatori piace l'eleganza, l'eleganza soprattutto in quelli a cui non è richiesta come prima dote. Il flacco Pastore nella conduzione del pallone è il giocatore che più ammiro, proprio per eleganza, per classe, per portamento, per postura, anche postamento, che è la crasi tra postura e portamento stesso. Q Quagliarella, partendo dalla domanda che gli fece in uno studio di Sky Calcio Live Lele Adani, che gli chiese: ma tu, Fabio, vedi di più la porta o il calcio? E lui rispose senza esitazione: il calcio. E Lele annuì, come dire, lo sapevo. E parliamo della stagione in cui Fabio Quagliarella la scorsa ha segnato 26 gol, ma più ancora dei gol, vede il gioco del calcio. Quagliarella. R come Ronaldinho. Non mi è mai capitato, come in occasione della semifinale di Champions League tra Milan e Barcellona del 2006, in tutte le trasferte occasioni in cui mi sono recato allo stadio per lavoro, di fermarmi ad osservare il riscaldamento di un unico giocatore per 30, 35, 40 minuti, come mi è capitato in quell'occasione per Dino Ronaldinho. L'impressione che avevamo a San Siro, ed erano anni in cui in Serie A e in Champions League si vedevano i più grandi solo di classe dell'era recente, avevo l'impressione che fosse sbarcato un alieno sul pianeta Terra, sullo stadio di San Siro. Sono rimasto 40 minuti a osservare ogni palleggio, ogni controllo, ogni passaggio, ogni stop. Giocatore incredibile. S, doppia S, un po' come per Giovanni Galeone, Salvatore Schillacci, detto Totò. Perché, vi dicevo, di riferimenti proprio emotivi, emozionali, personali, la notte tra il 3 e 4 luglio del 1990 è l'occasione in cui più ho pianto per una partita calcistica e per un evento sportivo, dopo l'eliminazione dal mondiale italiano, è stata la scintilla definitiva che mi ha fatto amare il calcio come nessun'altra cosa, è la sconfitta contro l'Argentina ai calci di rigore. Quello è stato il mondiale di Salvatore Schillaci, è stato il mese di Salvatore Schillaci, è stato un mese che chiede la mia generazione, più o meno la mia età, può raccontare, racconterà ai figli e ai nipotini, perché mai, mai secondo me in Italia abbiamo vissuto quella sensazione, quel trasporto, quell'emozione legata a un grande evento sportivo che abbiamo ospitato noi, come è successo in quell'epoca. T, come Diego Tristan, per me, tolti Van Basten e Melchiorri, soprattutto Van Basten, uno dei più grandi centravanti di sempre. Il bomber della Giralda, lo leggo soprattutto alle partite che ha giocato con il Deportivo La Corugna, che vi dicevo per me è una squadra speciale, ma Diego Tristan fa parte di quella categoria nella quale ho inserito al primo posto Van Basten, in uno degli ultimi, con il grande rispetto, ovviamente Melchiorri. U come Upamecano. Perché? Perché è stato l'anno scorso, negli studi eccezionali di Europa League che ho sempre seguito, scelto come capitano della top 11 da Lele Adani, Luca Mastrorilli e tutta la squadra di Europa League. Ebbene, ebbene, Upamecano non è stato scelto da Dani nel suo alfabeto del calcio, gli ha preferito un TT. Io cerco di rimediare per affetto nei confronti di Mastrorilli, di Lele e di Upamecano, e un TT anche, appunto. Vi come Valotti. Perché ho scelto Van Basten, ho scelto Melchiorri, ho scelto Pastore e scelgo anche Valotti. Mattia Valotti, ricordo, figlio del mitico Aladino, uno studio quando facevo gli anticipi e posticipi della Serie B con in collegamento Emiliano Mondonico, allenatore Albino Leffe, fu proprio Mondonico a suggerire questo accostamento tra Pastore e Valotti, ma aspettavo veramente una carriera differente da parte di Mattia Valotti. Vorrei chiudere con la Z, e scusate se mi faccio un po' di autopromozione, ma se volete potete toglierla, tanto la 21esima e non c'è niente dopo, con Zio Billy e i suoi amici, è la collana di libri per bambini
che ho scritto con Billy Costacurta, Alessandro Billy Costacurta, a proposito di alfabeto, ABC, perché in fondo cosa sia il calcio veramente ce lo raccontano gli occhi, gli sguardi dei bambini, e non c'è fortuna più grande di poter, crescendo, mantenere quello sguardo nei confronti della vita, del mondo, delle cose che ci circondano, delle cose che ci appassionano, delle cose che ci incuriosiscono e naturalmente anche del gioco del calcio.